Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Il più grande magazzino nel Triveneto per disponibilità di laminati, trafilati, tubi, lamiere, travi e profilati. Servizio di taglio e trasporto, con consegne puntuali e veloci in tutto il Veneto. Dal 1933 Beato Edoardo Materiali Ferrosi, a Santa Maria di Sala, Venezia. Beatosrl.it. sempre di più, e la lira cede e precipita giù, Svalutation. svalotation, cambiano i governi, niente cambia adesso c'è un buco nello Stato dove i soldi vanno giù, svalotation. Gentili telespettatori di Prima Free e di Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera, che vi aggiorna, che vi informa in questo labirinto di norme, in questa situazione di incertezza e che vi fa un po' di buona compagnia. Come promesso dedico oggi la mia apertura a un gentile telespettatore che spesso interviene nell'altra mia trasmissione. Questa è una rubrichetta leggera, pochi minuti, ma ricordo che io conduco un'altra trasmissione, La Voce d'Italia, sempre sul canale magico 170 del Digitale Terrestre, in diretta che va in onda dalle 18.30 alle 19.45 almeno per il momento con ospiti in studio e con la possibilità dei telespettatori di intervenire. Ieri un certo Giuseppe Di Mestre è intervenuto e mi ha dato uno spunto. Come dico spesso, la fonte cosiddetta di innesco, cioè la fonte da cui io attingo le mie informazioni è la più disparata, la più varia. Il chiacchiericcio al bar con l'amico, la lettura del giornale, la visione di un TG, la telefonata di qualche telespettatore, io li ascolto, penso e dico sì, è giusto che io ne parli. Il signor Giuseppe... Si lamentava della mancanza di pubblicità che è stata data al casino che hanno fatto a Milano a Capodanno, quel branco di incivili di seconda generazione, chiamiamoli così, questi islamici che mi fanno paura. Io sono anni che metto le mani avanti e dico attenzione al pericolo islamico. E sono anni che faccio riferimento a quello che diceva la coraggiosa giornalista, scrittrice fiorentina Oriana Fallaci, che ammoniva sull'Islam. E io faccio lo stesso, ci distruggeranno un giorno, si sentono ancora islamici. E io ogni tanto apro una parentesi, ne approfitto per dire a questi signorini di seconda generazione, ma perché non ve ne andate via? Chi vi trattiene? Cosa ci state a fare in Italia? La maggior parte sono nati per sbaglio in Italia, eh, ahimè, sono italiani, ma non si sentono italiani, ve lo giuro su Dio, il 99% di questa gente si sente islamica, quindi nessuno ha detto niente e hanno fatto poi un casino della malora per lo sparo di quel parlamentare di Fratelli d'Italia, lo mettiamo i nomi ma è un fatto noto, non doveva andare con la pistola a Capodanno, per carità, ha sbagliato, sono stato il primo io che l'ho censurato, però vedete, ad intermittenza si alzano le paratie dell'organizzazione granitica, della sinistra. Sono andati avanti per una settimana interrogazioni, interpellanze parlamentari. Basta, basta, finitela. Vorrei parlare con quei parlamentari del centro-sinistra, compresi i Grillini, che si sono lamentati dello sparo a capodanno fatto dal parlamentare di Fratelli d'Italia, ma perché non avete fatto altrettanto per i disordini a Milano nella notte di Capodanno? Vedete, due pesi e due misure. A loro conveniva mettere sulla croce il parlamentare di Fratelli d'Italia, ma non hanno detto una parola, neanche i giornalai di sinistra. I giornali più letti, una nota, una breve. Sì, hanno fatto. E invece io, io, Enzo Spatalino, insisto sul pericolo dei disordini della notte di Capodanno che si sono verificati a Milano. Fra lo sparo del parlamentare, da censurare, attenzione non lo difendo, eh. E mi complimento con la Giorgia Meloni che ha preso provvedimenti. Vedete compagnucci, voi non lo fate mai. Voi nascondete anche l'evidenza dei fatti. Quando succede qualcosa a sinistra, ah, non lo so, ah, non l'ho fatto apposta, ah, ma non è stato lui, ah, sono sciocchezze e, e si difendono, eh. Si difendono, sono le lobby, non c'è niente da fare e hanno messo in croce il parlamentare di Fratelli d'Italia. E io ho preso lo spunto dalla telefonata del signor Giuseppe Di Mestre. Ieri ho detto ne devo parlare domani perché sono d'accordo sul rilievo fatto dal telespettatore Mestrino. Tanto si urlò per lo sparo. Accidentale, eh, perché non è che questo ha fatto il pistolero Charles Bronson della notte e si è messo a sparare fra la gente. Il fatto deve essere andato così. È eh, una pistola piccolina, forse la volevano far vedere. Ha prevalso la curiosità dei presenti e è scappato il colpo. Per fortuna che il tipo ferito se l'è cavata, però a quel relato anche lì ci sono questioni poi di interessi, la burocrazia italiana va avanti. Avete capito l'organizzazione tattica della sinistra? Poi è una cosa che dovevo dire da giorni, c'è stata la sosta natalizia, l'abbiamo ripreso ieri, mi è stato chiesto, perché la sinistra ha paura dell'elezione diretta del capo dello Stato? Watson è matematico, c'è un'unica risposta, univoca, ve lo giuro, non ci sono altre chiavi di lettura. La sinistra ha paura dell'elezione del Presidente della Repubblica, perché sa perfettamente che il nostro Paese, per fortuna, dico io, non è un Paese a vocazione comunista, assolutamente. E allora loro hanno paura che se si andasse a votare per l'elezione diretta del Capo dello Stato, Sicuramente potrebbe prevalere un esponente del centro-destra e questo provocherebbe un disastro a sinistra. Sono quasi 80 anni, non lo dimenticate, da quando, ahimè purtroppo, abbiamo perso la guerra, il movimento sociale è stato messo da parte e solo... Grazie ai tanti tentativi missini dopo tanti anni hanno avuto un po' di spazio, ma erano dei lebrosi fascisti di una volta, solo grazie al Giorgio Almirante, il valoroso Giorgio Almirante la destra è riuscita a ricavarsi uno spazietto in Parlamento. Ma la sinistra ha paura perché loro hanno solidificato il potere, c'è una stratificazione della sinistra, del centrosinistra, si sono impossessati dei gangli vitali dello Stato, la burocrazia per l'80% è in mano alla sinistra, quindi ci vorranno anni, anni, anni perché ci possa essere un radicale ricambio nella burocrazia comandano ancora loro. Ecco perché hanno paura che il popolo italiano si possa esprimere e possa votare per un presidente del centrodestra. Rovinerebbe i loro piani. Abbiamo sempre presidenti di sinistra. Se togli un po' il presidente picconatore Francesco Cossiga, uno dei pochi che mi è piaciuto Pertini per qualcosa di buono che ha fatto, ma era sempre uno di sinistra. Tutti i presidenti espressione del centrosinistra. Gli accordi li fanno sempre loro, i vari esecutivi. Ditemi voi. Sono stati formati in base ad accordi sotto banco fatti a Roma in spregio al pensiero del popolo. Questa è la triste realtà, ve lo giuro, tutto quello che ci dicono a Roma sono barzellette. Loro tuttora hanno la gestione del potere, anche se abbiamo un governo di centrodestra. Ma la Meloni fa fatica a governare, non solo perché facciamo parte della Nato, siamo entrati in prigione, perché l'Unione Europea è una prigione. Siamo una colonia americana, siamo schiavi degli Stati Uniti. Poi mettici anche questa stratificazione che si è consolidata dopo quasi 80 anni. Ecco perché loro hanno messo gli uomini di fiducia dappertutto. Ecco perché comandano loro. Ecco perché burocraticamente fai fatica a governare questo paese perché devi superare le sabbie mobili della sinistra, le forche caudine presidenziali, perché fin quando tu hai un presidente di sinistra è un ostacolo per le belle idee del centrodestra. Questa è l'unica ragione perché la sinistra si oppone alla elezione diretta del capo dello Stato perché vogliono ancora fare gli inciuci, gli accordi sotto banco, noi abbiamo dei governi per anni che sono stati dei governi tecnici che non avevano nulla a che vedere con la volontà popolare e la sinistra lo sa e ci sguazza dentro, Ste cose delle varie trasmissioni televisive nessuno ve le dice! I giornali fanno finta di altre cose. La verità fa male. Mi fermo una manciata di secondi per i suggerimenti commerciali e dopo vado a chiudere. Grazie. Vuoi migliorare l'efficienza termoacustica del foro finestra e ridurre il tempo di posa in opera del tuo serramento? Repack, azienda leader con ventennale esperienza nella lavorazione dell'EPS, ha brevettato Shutterbox, l'innovativo sistema monoblocco termoacustico. Con Shutterbox, Repack garantisce la soluzione a tutti i problemi di posa ed isolamento termico e acustico del vano serramento. Repack, la risposta qualificata per serramentisti e professionisti. Contattaci, abbiamo la risposta su misura per te. Repack è a Campo d'Arsego, Padova www.repak.it Ben ritrovati gentili telespettatori di Prima Free e di Internet. Ecco, ho cercato di spiegare in poco tempo del perché c'è questo predominio della sinistra, perché resistono ancora, fai fatica a smantellare, a perforare, a penetrare nel bunker protettivo che hanno eretto a Roma. Il potere, credetemi, ce l'hanno ancora i baroni della sinistra, comandano loro, la burocrazia è in mano al centro-sinistra, loro hanno... Dopo la guerra hanno fatto sì che prevalesse una cultura di sinistra sulle macerie fasciste, logicamente i danni che ha fatto il fascismo ci sono stati. Io sono un uomo di destra, ma sono obiettivo. Ritengo che questo Paese sta andando alla deriva e ci vorrebbe una dura presa di posizione da parte di questo esecutivo che è di destra, ma hanno le mani legate per i motivi che ho esposto nella prima parte. Non bastano da sole le buone ragioni che ha Giorgia Meloni, il Presidente del Consiglio di Fratelli d'Italia, si deve confrontare con delle realtà che sono più grosse di lei, insormontabili. E quelli della sinistra fanno di tutto perché il potere non cada nelle mani della destra. Non ci permetteranno mai di eleggere il capo dello Stato. Forse per l'elezione del Presidente del Consiglio, del Primo Ministro, ci si arriverà perché questo governo lo può fare, ma si trova... Per quanto riguarda l'elezione del capo dello Stato, di fronte, credetemi, ad un ostacolo insormontabile, perché si appellano alla Costituzione, una Costituzione fatta da quelli della sinistra, per impedire alla destra di governare. Credetemi, ecco perché è una situazione esplosiva. Ecco perché in Italia gli islamici... Stanno avanzando sempre di più perché a Roma non c'è una adeguata sponda protettiva che respinga questi quattro mentecatti che da anni sono venuti in Italia, fanno quello che vogliono: spadroneggiano, attaccano perfino le forze dell'ordine. E non gli puoi dire niente, perché c'è il pensiero maledetto del politicamente corretto che ha contribuito a rovinare la mia Italia. Ti denunciano, sei un razzista, sei un fascista, se non la pensi come loro. Ma io non mi adeguerò mai al loro diktat, sono un uomo libero, mi è rimasta solo la libertà d'espressione, la mia dignità. La mia coerenza a cui non vengo mai meno, costi quel che costi, io me ne frego delle pastoie burocratiche. Il mio pensiero sono convinto che è quello di milioni di italiani che non possono parlare. Io faccio da megafono a quelli che non possono dire il loro pensiero. Questa è la triste realtà. Grazie di cuore per la vostra cortese e attenzione nei nostri confronti, un grazie ai miei sponsor e un grazie per la parte tecnica del nostro regista Simone in cabina di regia. Arrivederci e ricordatevi, è ora di finiamola. Arrivederci.